Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui insieme per vedere il mio Rgoku Ultra Istinto, quello che vi avevo detto di vedere il giorno in cui ho portato Jiren. E ora è giunto il momento, ragazzi. Ecco qui il mio Rgoku Ultra Istinto. Attenzione, è sempre fatto da Time Patrollers, è quello aggiornato. Oddio, forse faccio prima dire Pride Troopers perché molti di voi li conoscono per questi, ma hanno cambiato nome, si chiamano Time Patrollers. E io andrei a vedere la mod nel dettaglio, ragazzi. Cioè, i capelli questi qui sono totalmente cambiati, sono cambiati radicalmente e sono molto più belli di quelli di prima. La maglia, come possiamo vedere, ha il buco qui sul petto, ha addirittura lo strappo sulla parte bassa della gamba e anche il dettaglio dei vestiti rovinati, che apprezzo tantissimo. Però, se dobbiamo andare a vedere le altre forme, non cambia assolutamente niente. Semplicemente, quando Goku è Master ed Ultra Instinct, non ha più l'onda energetica sussultoria che utilizza nell'anime quando è Ultra Instinct Omen, ovvero non masterato, mentre invece, appunto, quando è Ultra Instinct, in qualsiasi forma, ha lo schianto del meteorite. Però, ragazzi, non è questo il pezzo forte. Guardate lì quell'abilità. Ricordatevela. E adesso dovete per forza guardare l'entrata, ragazzi. Io vi giuro che l'entrata, le animazioni che ha più che altro la mod, sono qualcosa di mostruoso. Ho tolto l'HUD, ragazzi, perché è da vedere. Cioè, di che stiamo a parlare? Veramente mod eccezionale. Vi dico solamente che solo per questo ho installato la mod. Comunque non cammina, o non corre, ecco, abbiamo la camminata fiera dell'Ultra Istinto, aura interamente custom come quella dell'anime, non è quella recolorata che abbiamo visto nel DLC 6, no, non è quella del Goku Master ed Ultra Instinct, anzi, se vedete bene ci sono pezzi di quella, ma guardate il dettaglio verso l'esterno dell'aura, ci sono questa specie di fiamme blu che sono fantastiche. E adesso però direi di andare a provare la mod, ci siamo già persi troppo in chiacchiere, vabbè. Il moveset ci può stare questo qui, anche perché è fedele all'anime, è una mod canonica, ci sta. Infatti è quello di Goku Ultra Instinct, la presa quindi anche è la sua. Sì, ok, si è buggato un po' il modello, ma questa non è colpa mia, ma è colpa delle mod. Non è neanche colpa dei modder, insomma. Proprio colpa del gioco con l'effetto che gli fanno le mod. Come mosse comunque abbiamo il Sardine Spirit, che qui hanno preso la distorsione temporale di Beerus per fare questa mod, di Whis, scusate, e l'hanno fatta diventare una carica. Spettacolare, apprezzo veramente. Poi abbiamo il Soaring Fist, che sarebbe il pugno sublime, che è spettacolare come mossa. La Kamehameha, altrimenti non sarebbe un Goku, e poi l'onda energetica sussultoria, che non so in quanti se la ricordano, ma è questa qui, che c'è anche in Xenoverse 2 comunque, solo che spesso non la si vede su un personaggio. Come evasiva abbiamo ascesa istantanea, e ci sta, e adesso ragazzi, è arrivato il momento, devo mettere, perché ti puoi trasformare solamente quando sei in pericolo di vita, vedete? E adesso che entrambi siamo in pericolo di vita, io devo fare una cosa che adesso guardate bene l'animazione. Tolgo l'HUD, la guardo con voi, perché è assurda. È assurda, io non so come cazzo abbiano fatto, ve lo giuro, non ho la più pallida idea di come hanno fatto a creare un'animazione così, però veramente sembra fatta dalla Bandai o dalla Dimps stessa. Ecco, l'unica pecca è che quando ti trasformi succede quello. Perdi praticamente tutta quanta l'energia, e in pochissimo tempo. E ci può stare, dato che la mod adesso, guardate i danni che fa, con il moveset normale. Cioè, ha tolto mezza vita con una combo. Comunque, adesso proviamo la Super Kamehameha, e riucciderò un'altra volta Jiren, anche se non se lo merita. Tanti infatti lo scambiano per un cattivo, ma Jiren non è cattivo, ragazzi, ok? Avrà fatto quel gesto che ha attaccato gli amici di Goku in tribuna, ma non è un personaggio cattivo, ricordiamocelo. Non voleva addirittura partecipare per non far male ad altri universi, poi lì, ok, Toriyama ce l'ha fatto un po' scivola a tutti, cioè non ce l'aspettavamo più che altro, e tanti ci sono rimasti male. Io invece l'ho apprezzato perché queste sono le cose che mancavano a Super, ovvero i colpi di scena che non ti aspetti, non come la storia di Jiren. Cioè, la storia di Jiren era scontata, io ci ho fatto una teoria, addirittura l'avevo azzeccata per filo e per segno. Comunque sia, ragazzi, adesso andiamo a vedere il Godly Display. Ma bellissima questa mossa aggiunta al DLC, veramente, regà. Sa il fatto suo. Cioè, non so, vi dico la verità, che poi anche questa si vede nell'anime. Non so se l'abbiano aggiunta
magari per spoilerarci qualcosa del film, anche se non credo che lo utilizzi nel film l'ultra istinto, anche se spero perché è brutto se si può vedere solamente così, però ho i miei dubbi visto che Goku ha detto a Vegeta a fine Dragon Ball Super che non può usarlo quando vuole. Chi lo sa, magari è una cosa un po' particolare che magari la può utilizzare solamente quando si trova in momenti di pericolo. E niente ragazzi, la mod è questa, io vi ho fatto vedere quanto può essere figa, vi giuro non me l'aspettavo così tanto bella. E adesso direi di andarla a provarla in un uno contro uno. Vabbè ragazzi, come è giusto che sia, io direi di prendere Goku 3 Instinct contro Jiren e andare al torneo del potere, visto che parliamo di mod canoniche. Mi sono anche un po' stufato di venire a sto torneo del potere, visto che l'ho fatto anche con Jiren. Però lo scontro questo rappresenta. Io mi rigusterei di nuovo l'entrata con voi, ma fantastico, vi giuro. Ok. Ah, a posto, c'è l'ultra istinto, è vero, schiva da solo. Stavo un attimo un panicame. Vorrei vedere, tanto è impossibile, che io non riesca a... Stavo di che io non riesca a fare un perfect. Ok, vai, non farò mai un perfect. Ne ho fatti due, avrò fatto, ve giuro, non lo so, 80 video di mod, tipo 80 video di mod tra top e showcase. Porca puttana, non sono mai riuscito a fare più di due perfect. Sono arrivati quando meno me l'aspettavo. Uno con Shellot, che era pure una giornata di merda quando ho registrato, non me lo scorderò. Ma sto Jiren è un attimo OP, raga. No, non la combo quella che leva tanto. Maledetto! Ah, tanto la meditazione non funziona, l'abbiamo provata l'altra volta, brutto schifoso, ah schifoso, ci avevi provato, eh? Dai, adesso lo buttiamo giù e ci trasformiamo in Ultra Istinto. Madonna ragazzi, quanto è figo! E adesso Godly Display. Mamma, adesso subito, prima che utilizza l'evasiva. Sì, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro ragazzi, se sono anche un po' più euforico, diciamo, è perché sono venuto a sapere che uno dei miei youtuber preferiti, come ho detto anche in un sacco di live, come Mr. Flame, addirittura mi segue. Quindi sto pure un pochino fomentato, come se vedete dalla mia faccia che non dormo da 2 giorni. E niente ragazzi, la mod era questa, anche ripetendola qui. Vabbè, non capisco perché ha i danni sul volto, però non li ha sul petto. Probabilmente perché mi sono trasformato, vabbè. Ed era questa. Fantastica, molto bella, non ho nulla da dirgli, spettacolare, animazioni, tutto quanto, mosse canonica e fedele soprattutto all'anime. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo domani con Dragon Ball Prime, l'episodio 32, non perdetevelo perché ci sarà la fusione in azione, ho fatto pure la rima, spero quindi che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto che io sia stato capace di intrattenervi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei video, noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video.